Buonasera a tutti e benvenuti a questo appuntamento quotidiano delle 18.30 con l'informazione per quello che riguarda il coronavirus e la sua diffusione nella nostra città e nella nostra provincia. Avete visto i disegni dei nostri ragazzi, oggi li vedete accompagnati da una musica un po' diversa da quella dei giorni passati perché ho voluto dare un po' un tocco di allegria a questa, diciamo, presentazione con tutti questi colori, con tutto questo entusiasmo dei nostri bambini. Si tratta della famosissima piano sonata numero 16 in Do maggiore di Mozart, che ci trasmette una grande allegria, un grande senso di rinascita quasi, eh? E questo ci fa capire la grandezza di questo grande compositore. E mi vedete particolarmente allegro perché anche oggi devo darvi buone notizie riguardo ai contagi nella nostra città che presentano crescita nulla, quindi non abbiamo contagi ad Arezzo. Sappiamo già però, siccome i miei numeri sono fermi alla mezzanotte di ieri, che nella giornata di oggi ce n'è qualcuno in più, quindi non vuol dire che siamo fuori dal problema, ma vuol dire che nella nostra progressione le 24 ore dalla mezzanotte di ieri l'altro, dalla mezzanotte di ieri alla mezzanotte di oggi, non ci sono stati nuovi contagi. Quindi 24 ore di assenza di contagi. Questo comporta il fatto che i nostri contagiati totali in città erano 48 e rimangono 48. Anche il dato provinciale è relativamente buono, abbiamo 8 contagiati in più, anche 8 erano ieri su ieri l'altro, e quindi i contagi totali provinciali passano da 359 a 367. Questi 367 contagi sono, diciamo, distribuiti tra la terapia intensiva dell'ospedale San Donato di Arezzo con 6 degenti, le malattie infettive che crescono di un'unità da 33 di ieri a 34 di oggi, diciamo, alle presenze domiciliari in provincia di Arezzo che crescono di 7 unità e quindi dai 320 di ieri arrivano ai 327 di oggi. Sono sempre numeri relativamente modesti e poi quando commenteremo sia i grafici nella usuale forma che vi faccio vedere tutti i giorni, sia in un grafico nuovo. Anche oggi Marcello Comanducci, il nostro valente regista, ha trovato insieme a Marco Sacchetti, devo dire, che si occupa della parte grafica di commento dei numeri, hanno trovato un nuovo diagramma reperito in rete che ci mostra alcune cose importanti che riguardano la nostra regione, la Toscana e le nostre province. Ma concludiamo con i dati locali. Abbiamo anche una diminuzione di 2 unità per quello che riguarda nella città di Arezzo i soggetti isolati, in quanto ne è stato posto in isolamento uno in più, ma ne sono usciti 3, e quindi abbiamo un saldo negativo di 2, e quindi i soggetti in quarantena passano da 139 a 137. Quindi la nostra situazione aretina è stabile, non ci sono più contagi, o se ci sono di qualche unità, come forse avverrà domani. I soggetti in quarantena via via escono dalla quarantena progressivamente, quindi si oscilla intorno ai 130-140 soggetti in quarantena. Un dato ancora significativo, ma che certamente ci pone anche bene nei confronti del resto della Toscana, ci pone sicuramente meglio come regione toscana rispetto a quello che avviene in Emilia. Diamo il dato nazionale, anche questo comunicato pochi minuti fa dalla Protezione Civile Nazionale. Abbiamo oggi 1941 positivi in più rispetto al giorno precedente, con un totale che arriva quindi ai 93.187 casi di contagio positivo. Nel senso che io vi ho spiegato qualche giorno fa, e ogni tanto ve lo ricordo, si tratta di un numero netto. Oggi questi sono i positivi, che sono quelli che ancora oggi hanno il contagio. Ovviamente sono stati dedotti quelli che sono guariti, che sono 22.837 come numero totale in Italia, e dedotti purtroppo i deceduti, quelli che non ce l'hanno fatta, che sono ben 16.523, cioè una città come Montevarchi, per dire quello che è successo in termini di vittime di questo maledettissimo virus. Ma per commentare ancora meglio questi numeri, abbiamo detto 1.941 in più. Quindi un incremento rispetto al giorno precedente del 2,1%, il giorno precedente l'incremento era del 3,3%, quindi l'Italia nel suo complesso sta rallentando come numero di contagi. Sono sempre in crescita, ma è una crescita sempre meno forte.
però arriveremo ai 100.000 prima o poi, perché siamo già a 93.187 persone. Dicevamo dei deceduti, 16.523 è il numero totale, grandissimo, sono 636 in più rispetto al giorno precedente, con un aumento del 4%. I guariti sono 1.022 in più, e che porta il numero totale di guariti, come abbiamo detto prima, a 22.837 unità. Io pregherei adesso Marcello Comanducci di dare uno sguardo rapido ai nostri grafici del comune, della provincia e della regione prima di passare al nostro ospite odierno. Lo saluterò nel momento in cui sarà in onda con noi. Allora, questo è il diagramma che facciamo vedere in anteprima tutti i giorni per primo, ed è l'andamento della percentuale di contagiati rispetto alla popolazione residente di comune, linea celeste, provincia, linea rossa, regione, linea verde. Il nostro dato è chiaramente in rallentamento, quindi i nostri contagi, vedete, nell'ultima settimana sono praticamente stabili, crescono di molto poco. Anche il dato provinciale, che è in crescita, ma è una crescita meno forte, meno significativa, con una pendenza della curva inferiore a quello che è stato una settimana fa o 10 giorni fa. Stesso dato possiamo leggere, cominciamo a leggere anche nella regione toscana, che negli ultimi giorni, pur essendo in crescita e sicuramente molto percentualmente molto più che non la provincia o la nostra città, comunque una crescita abbastanza significativa. Andiamo al prossimo. Bene, solita diciamo, presentazione del grafico in scala semilogaritmica del dato aretino. L'ingegner Sacchetti ha provveduto a ritarare le curve che rappresentano la forcella, che è sempre più stretta di quello che dovrebbe essere il nostro punto di allineamento finale del nostro contagio giornaliero. Previsione dei contagiati, oscilliamo tra i 48 dato odierno e un probabile 55 a fine emergenza. Vedete che i nostri punti nella parte finale della rappresentazione dei punti sperimentali, cioè dei punti rilevati ogni giorno in città, è praticamente orizzontale. Bravo Marcello, si vede benissimo lì. Quindi potremmo fermarci a 48, ma la stima peggiorativa potrebbe arrivare a 55. È un numero comunque contenuto che ci fa ben sperare circa l'evoluzione positiva del contagio in città. Andiamo al prossimo. Dato provinciale, anche qui le curve sono state rigenerate tenendo conto dell'andamento degli ultimi giorni, che vedono un incremento sì, ma non un incremento così forte, così significativo, per cui la forcella si è stretta, ha una possibilità di stare tra i 450 e i 550 contagiati. Ricordo che oggi la provincia presenta un totale di 367. Quindi è prevedibile che nelle prossime settimane si cresca ancora, ma in una forcella ormai molto stretta che starà tra 450 e 550 contagiati. Vediamo il prossimo, che è l'andamento regionale. Anche qui la forcella è stata ristretta tra i 7.000 e i 9.000. Ricordo che i contagi in Toscana oggi sono 5.800 e rotti. Avevamo letto il numero ieri, quindi oggi intravedo un numero che è poco al di sotto dei 6.000. Ma non ho il dato fresco, quindi non vi do il numero esatto. Vi dico semplicemente che la stima può oggi ricondursi a qualche cosa che sta tra i 7.000 e i 9.000 contagiati. Andiamo avanti. Ecco, questo è il grafico che vi dicevo prima. Che cosa presentiamo? Che cosa viene presentato? Anzitutto il dato che ci vede in questo momento come comportamento migliore in tutta la Toscana è quello sulla letalità, cioè i deceduti per 100 casi per provincia. La provincia di Arezzo è quella che ha il numero di decessi più basso di tutti, ne abbiamo solamente due. Vediamo che ce ne sono altri che rappresentano diverse unità. Vedo Pistoia, se non leggo male, che è il più alto di tutti, che è intorno a 12, Massa Carrara tra 8 e 10, saranno probabilmente 9, e Pisa Livorno a scendere. Questo non ha un significato preciso se non per il fatto che è comunque un riflesso del basso numero di contagi e potrei dire anche dell'alto livello di assistenza che fornisce la struttura sanitaria. Grazie al nostro San Donato, grazie ai nostri medici, in realtà la nostra provincia, che si prende cura anche di una parte dei casi infettati da ospedalizzare di Siena, in realtà sta reggendo botta.
e il numero dei decessi nella nostra provincia è il più basso di tutti. Quindi questo un plauso assolutamente all'azienda e soprattutto ai nostri medici che si stanno veramente impegnando tantissimo. Sapete che io tutte le volte che posso li ringrazio, sia loro che gli infermieri, che il personale paramedico, per quello che stanno facendo con turni sicuramente al di sopra di quella che è la partecipazione ordinaria. Negli altri grafici abbiamo l'andamento dei casi totali comunati per 1.000 per provincia, questo, la curva di Arezzo è quella verdolina, quindi è quella che sta lì in mezzo a quel mucchietto, bravo Marcello, quindi abbiamo un andamento dei casi totali comunati per 1.000 che è relativamente modesta rispetto ad altre realtà come quella di Massa, ad esempio, che ha il dato peggiore, la vediamo su in cima, o quella di, credo sia, di Lucca, che ha dati significativi. Nel grafico superiore e il grafico a barre sono riportati con colori diversi i casi, e quindi i casi diciamo di contagi, i deceduti e i dimessi. Vediamo come una curva che in funzione della data, quindi del tempo per tutta la regione, cresca rapidamente. Poi vedete la curva presenta, così dice, un flesso, quindi nella parte alta una curvatura contraria a quella che aveva nella parte mediana. Questo vuol dire che il sistema di contagi sta diminuendo, come vi ho diciamo, illustrato poco fa a proposito dei dati della nostra città. Per rimanere ancora un minuto dentro la nostra città, vorrei dare conto, e se Marcello ci fa partire il video del drone, parlerei mentre quello scorre, dei controlli che ha eseguito la Polizia Municipale oggi. Riguardo al controllo sul territorio aretino. Sono state diciamo valutate 150 persone, quindi è stato fatto un lavoro massiccio sulle persone che si trovavano fuori casa questa mattina. Sono stati queste 150 persone hanno prodotto 143 autocertificazioni, 4 di esse sono state sanzionate perché erano fuori casa senza giusta motivazione, quindi sono state sanzionate in base al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. È stato utilizzato il drone, come vedete, sono state controllate varie situazioni nella nostra città. Se volete, il filmino del drone è un po' ripetitivo perché poi le zone che controlliamo sono spesso sempre le stesse, però io non ci toglierei il piacere di vedere la nostra città dall'alto in giornate belle come queste. È un po' una consolazione, no? Noi siamo chiusi in casa e qualcuno ci fa vedere quanto è bella la nostra città fuori, però è bene che la vediamo in questi video senza andare a verificare di persona. Lo faremo tutti insieme quando sarà veramente tutto finito, e mi auguro il più presto possibile, ma visto che ci stiamo comportando bene e che i nostri contagi sono modesti, credo che potremo contare di poter riaprire anche alcune attività nell'arco di poco tempo. Poco tempo cosa significa? Quantomeno una settimana, 10 giorni, e comunque non potremo fare nulla di diverso rispetto a quello che ci dirà la nostra Presidenza del Consiglio. Sono state poi, sempre come operatività della Polizia Municipale, denunciate 2 persone a Campo di Marte per violenza ai vigili e per rifiuto di dare le generalità. Ora, questa è una triste storia dovuta al fatto che in un certo ambiente comincia a mancare qualche sostanza e che quindi le persone sono in difficoltà. Io me ne rendo conto, però i nostri ufficiali, i nostri agenti devono comunque verificare sempre tutti e devono tenere un comportamento indifferente rispetto alla qualità del soggetto che in quel momento viene controllato, perché dobbiamo ricordarlo, la legge è inesorabilmente uguale per tutti. Infine, sono stati fatti controlli nei negozi di parrucchieri, ai distributori di benzina e ai lavaggi auto, non rilevando diciamo contravvenzioni particolari, quindi in realtà è andato tutto bene. La nostra struttura produttiva e professionale sta reagendo con compostezza e con correttezza di comportamenti. Allora, io ho finito i dati che riguardano la città di Arezzo, poi ne parleremo di qualcosa che so che interessa molti. E so che molti stanno aspettando che io dica qualcosa sulla consegna delle mascherine, ma prima vorrei chiamare in studio, grazie alla regia di Marcello Comanducci, il nostro ospite, che oggi è il sindaco Mario Agnelli, il sindaco di Castiglion Fiorentino, che ci viene a raccontare un po' la storia del virus nella sua città, che è così vicina alla nostra. E anzitutto lo saluto, ciao Mario. Ciao Alessandro. Chiedo come vanno le cose a Castiglion Fiorentino dal punto di vista dei contagi e della capacità di reprimere
i cittadini rispetto alla voglia di uscire fuori che, diciamo, nel tuo comune c'è perlomeno quanto nella città di Arezzo? A partire da me, ci hanno levato la partita, non si va più a vedere ad Arezzo, niente ristoranti, e vabbè, però sopravviveremo. La nostra città ha un numero di contagi, direi, insomma, significativo, sono 10, che però vanno ricondotti a tre nuclei familiari, di cui è anche chiaro il momento in cui c'è stato il contagio. Mi riferisco a degli operatori sanitari, uno all'ospedale La Fratta, un altro all'ospedale d'Arezzo e un altro a Gazzi. Questi contagi si sono estesi a tutta la famiglia, però in un quadro dove c'è un solo ricoverato al San Donato e le altre persone che non hanno più sintomi. Quindi un quadro che ha colpito una bimba di 10 mesi fino a una persona di 62 anni. Le quarantene sono due in questo momento attive. E quindi direi che nel panorama provinciale la Valdichiana, mi sembra di capire da questi numeri, ha un coefficiente forse inferiore ad altre vallate e ci possiamo ritenere soddisfatti. Con questo sappiamo benissimo che non possiamo abbassare la guardia perché dobbiamo continuare a mantenere questo rigore che è fatica, è un sacrificio, però alla fine fa piacere vedere anche i risultati. Se questi sono i nostri risultati, a partire dal capoluogo fino a tutti i comuni della provincia, vedendo quel cerchietto che era stato messo prima da sud-est sulla nostra azienda sanitaria, insomma, ci possiamo ritenere a ragione anche abbastanza fortunati e un pochino bravi, perché poi bisogna anche riconoscere non tanto il merito dei sindaci, ma forse anche Cittadino. di tutte le strutture, cittadini, strutture ospedaliere, polizie municipali, insomma, complessivamente il nostro sistema, secondo me, ha retto abbastanza. Io direi, Mario, come commento, che la nostra realtà provinciale si è dimostrata, ma non c'erano dubbi, una provincia civile che ha reagito in maniera composta e tutto sommato corretta a quelle che sono state le indicazioni che abbiamo dato, salvo qualche inevitabile diciamo eccesso, ma che viene represso da noi, dalla Polizia Municipale, penso altrettanto a casa tua. Ti faccio una domanda, diciamo, che interessante, ma anche un po' interessata, perché alla fine poi abbiamo destini molto simili tra Arezzo e Castiglion Fiorentino. Sai che c'è stato questo fermo di un po' tutte le attività, sia quelle industriali che artigianali, e su questo Arezzo sicuramente ha avuto una pesantezza, avrà una pesantezza di ripresa molto, molto forte, molto penalizzante. Ma quello che ti vorrei chiedere è quello che tu pensi possa essere il risultato in termini di presenza turistica, perché Castiglioni, così come Arezzo, ha molto puntato anche sulla veicolazione dell'immagine del bel borgo nella Val di Chiana, che può proporsi per tante belle occasioni, sia legate alla cultura, sia legate all'agriturismo, sia legate a una bellezza di paesaggio straordinaria. Ecco, credo che, ma ti faccio la domanda, ripartire non sarà semplice. Che ne pensi? Non si può essere ottimisti in una situazione del genere così, tanto per. È una visione del futuro sul turismo che lascia aperti tanti dubbi, tante perplessità. Certo è che preferisco essere il sindaco di Castiglion Fiorentino che il sindaco di Firenze. Il sindaco, penso, di Arezzo è meglio che il sindaco di Bologna, di Milano, di Roma. Non c'è dubbio. Perché noi abbiamo anche una mole di turismo che magari spesso non sappiamo neanche da dove arriva, però vanno a collocarsi in tante strutture, anche periferiche, che poi magari te li vedi arrivare nel momento che il fine settimana c'è il turismo nei ristoranti, c'è movimento magari nelle strade. È una qualità della vita forse che privilegia il nostro turismo, quello delle nostre zone. Noi non abbiamo le caratteristiche di una grande città anche nel capoluogo. Noi siamo dei paesi, dei piccoli paesi, dei borghi, dove secondo me è sempre stato un privilegio la qualità della vita. Anche vedendo le immagini prima della città di Arezzo dall'alto, quanto verde c'è, quanti spazi ci sono, quanto è facile uscire dalla città. E questo vale per Castiglion Fiorentino.
Io non so esattamente a volte da dove arrivava la gente, anche nelle scorse estati, quando arrivavano un po' magari isolati in qua e là nell'agriturismo, poi magari facevano una passeggiata in paese per poi arrivare a Cortona, per poi arrivare a Arezzo. Ritengo, ecco, questo per un po' una dose di ottimismo che dobbiamo avere addosso, che l'ingranaggio Italia può partire dagli anelli finali di questa catena, e gli anelli finali siamo noi, quei piccoli centri che intorno magari anche a delle città che hanno più servizi, più strutture, possono dare anche maggiori rassicurazioni al turista, alla famiglia che si vuol muovere, anche per la gita fuori porto. Fuori porta, accontentiamoci magari anche dei movimenti che possono arrivare dai nostri connazionali piuttosto che dai cittadini stranieri. Certo che dovremmo anche considerare che in questa emergenza mondiale potremmo, e me lo auguro, essere tra i primi a uscire da questa situazione, e quindi potremmo essere per primi una fonte di attrazione anche per quello che riguarda la qualità della vita. Presentarsi alla fine di questa emergenza, con dei numeri dove una città di 100.000 abitanti ha avuto, quanti sono i contagiati? 48, 55, 48. 40. Ecco, Per la ora 48. forbice era tra Sì, 40 e 50. 48. Vuol dire numeri che sono abbastanza, voglio dire, non fanno capire che c'è stato proprio uno sfacelo. Qui c'è stata una situazione emergenziale che ha stravolto il mondo, le nostre abitudini, la nostra vita. Però credo che l'integrità dei nostri luoghi rimane intatta, e questo sarà il valore aggiunto del domani. Esatto, esattamente. Grazie Mario, io ti ringrazio, ti faccio tanti auguri a te e a tutti gli amici di Castiglioni e se sarà sufficientemente breve questo periodo in cui noi diamo queste informazioni, io non ti inviterò nuovamente perché faccio un po' il giro dei sindaci Sì, delle varie basta vallate. un giro. Se non ci si rivede vuol dire che il problema è risolto. Basta, a me basta il primo giro, va bene? Vorrei ritornare a Arezzo, che sono 2 mesi che non ci vengo. Grazie, ciao Mario. Arrivederci, grazie a Arrivederci. voi. Bene, dopo questo momento Mario è sempre una persona positiva, allegra, mi fa sempre piacere incrociarci due idee insieme. Passiamo alle domande, dei nostri cittadini che sono numerose, ma sono sostanzialmente, per gran parte, legate al tema delle mascherine. So che è il tema che oggi inevitabilmente vi sta più a cuore di tutti e anche a me mi sta a cuore, ma soprattutto mi preoccupa, perché consegnare le mascherine a 100.000 abitanti non è una cosa semplicissima. Dunque, abbiamo insieme alla Protezione Civile Comunale ragionato in maniera tale da ridurre il più possibile i rischi per i nostri cittadini. Ieri io vi avevo dato quella che era alla giornata di ieri la proposta, diciamo, che ci era sembrata con le forze disponibili ieri, ma appena avuta questa notizia che erano in arrivo le mascherine della Regione Toscana, quella che sembrava più ragionevole, cioè quella di fare in modo che i cittadini si recassero presso i seggi elettorali, che sanno esattamente dove sono, e organizzando le consegne in modo tale da tenerle il più possibile separate. In realtà esperienze non troppo felici come queste che sono avvenute in altre città d'Italia, di cui abbiamo avuto notizia, e soprattutto il fatto che siamo riusciti, con uno sforzo, devo dire, importante della Protezione Civile, supportata dall'assessorato alle attività, alle politiche sociali, insieme all'assessore, soprattutto alla Protezione Civile, alla Barbara Maci e alla struttura comunale di Protezione Civile, abbiamo trovato modo di portare a darci mano un numero molto elevato di volontari. Quindi è cambiato il quadro. Potendo contare su un numero elevato di volontari, quindi di persone che gratuitamente ci daranno il nostro aiuto a partire da domani, noi saremo in grado, ritengo, a partire da mercoledì mattina. Ma se dovessimo essere pronti prima, partiremo già da domani pomeriggio, ma non prima. Quindi la previsione è che da mercoledì mattina, forse da martedì pomeriggio, si comincia a fare una consegna domiciliare delle mascherine. Questo vuol dire che non vi dovete muovere da casa. Ci sarà un operatore della Protezione Civile del Comune di Arezzo che viene, suonerà il campanello, ora facciamo l'esempio di un condominio, non dovete scendere. L'operatore di protezione civile avrà già l'elenco delle famiglie che stanno a quel numero civico di quella strada, sa di quante persone è costituita quella unità familiare e lascerà dentro la buca delle lettere una busta chiusa e sigillata
o più di una, dipende come le impacchetteremo, se le impacchetteremo a blocchetti da due o a blocchetti da due, quattro, sei, eccetera. Comunque lascerà dentro la cassetta delle lettere le mascherine corrispondenti al numero di persone di quella unità familiare moltiplicato per due. Questo è l'altro numero che vi dovevo. Regione Toscana ci ha portato 218.000 mascherine, quindi ne lasciamo da parte 18.000 perché potrebbero essere necessarie per un secondo turno a categorie particolari, ma le 200.000 che corrispondono al doppio della popolazione residente ad Arezzo verranno consegnate quindi in due per ciascun abitante a partire da mercoledì. Il numero dei volontari che ci hanno dato disponibilità a fare questo servizio è di 150 e li ringrazio. Ora non ho il nome di tutti, ma li ringrazio perché grazie a loro riusciremo a consegnarvele a casa. Il concetto, come al solito, come è stato anche per gli aiuti a livello alimentare, è quello della famiglia. La famiglia è costituita anche da una sola persona, o da due, o da tre, o da quattro, quelle che sono. E noi consegneremo alle famiglie le mascherine in maniera da poter coprire i bisogni di quella famiglia. È evidente che poi, una volta che avete queste mascherine, che non sono tante, ma queste sono, come dice la mia nonna, e te la devi far durare, ve le dovete far durare, nel senso che servono semplicemente per uscire di casa, per svolgere le funzioni necessarie e solo quelle. Quindi se uscite una mattina per fare la spesa, passate anche dalla farmacia con quella mascherina che vi mette in sicurezza. Poi tornate a casa e restateci. E l'altra mascherina che avete, la usate un'altra volta, dopo 2 giorni, dopo 3 giorni, perché io non so con quest'andazzo, quante ve ne potrò dare ancora? Quante ve ne potremo consegnare ancora? Ora si parte con 2 mascherine ad abitante. Resta fermo il fatto, e se mi scrivete i numeri ve ne sarei grato, della Protezione Civile, i numeri di telefono, entro la fine della trasmissione ve li darò. È necessario che voi vi rendiate conto che questa fornitura di mascherine renderà, scusate, ma c'ho un pop-up sul computer che mi dà fastidio. Rende necessario il fatto, come io vi ho sempre chiesto, di rimanere a casa. Allora, non so se lo farà prima il governatore o lo farò prima io, ma il giorno che ho concluso di consegnare le mascherine a tutti, se c'è già l'ordinanza regionale, meglio, se no la faccio io, anche se non dovrei e non potrei farla. Obbligherò chi esce di casa ad avere comunque la mascherina, perché questo è un obbligo civile che dobbiamo avere per rispetto a noi stessi e per rispetto al nostro prossimo. Quindi vi prego, quando avremo concluso di portarle a tutti, se saremo già tutti in grado di avere l'ordinanza regionale, meglio, altrimenti vi farò un'ordinanza che vale soltanto per il territorio del Comune di Arezzo. È un atto che io faccio in deroga e lo dico a quella che è la normativa nazionale che prevede che il sindaco non faccia ordinanze, però una volta che le mascherine sono distribuite, che quindi non ci sono scuse, chi è per strada deve avere una mascherina, oltre che avere il motivo per esserci, ma quella è una condizione che verificano i nostri vigili urbani quando incontrano qualcuno che sia a piedi o in macchina. Il momento è importante, nel senso che noi stiamo comportandoci bene, i nostri contagi sono ridotti, sono zero da 2 giorni, la città sta reagendo bene. Non ci giochiamo tutto nell'ultima settimana, dobbiamo mantenere alta l'attenzione. E ora, con queste mascherine che riusciremo a darvi nei prossimi giorni, è importante che ognuno di voi si convinca che è opportuno rimanere a casa, salvo che per fare operazioni necessarie. Io sono stato un po' lungo, forse il numero di telefono lo trovo sul mio telefonino, se mi date un momento in diretta, perché credo che l'ingegner Baldini poco fa me lo abbia mandato. Vediamo se lo trovo. Eccoli. Allora, i 2 numeri sono i numeri del COC di Arezzo, del Centro Operativo Comunale. 0575 377 528 e 377 310 sono i 2 numeri di telefono che per ora funzionano dalle 8:30 alle 13:30 dal lunedì a venerdì e anche dalle 15:30 alle 17:30 il martedì e il giovedì. Ma io ho già dato indicazione al nostro responsabile della Protezione Civile, e quando saremo pronti ve lo comunicherò, dandogli più personale ovviamente,
di mantenere questi numeri aperti per una finestra temporale più grande, in modo da dare la possibilità a tutti di poter accedere per dubbi o altro. Vi pregherei però, cari amici concittadini, di fare questi numeri soltanto in caso di oggettiva necessità, perché non lo so, ma non usateli soltanto per chiedere informazioni banali, perché sono due numeri soli, ci sono gli operatori sempre al telefono, ma è giusto che si dia priorità a coloro che hanno problemi oggettivi. Se trovate occupato, non perdete la pazienza, riprovate in un momento successivo e vedrete che sicuramente qualcuno vi risponderà. Ma questo per dirvi che raggiungeremo tutti coloro che possiamo correttamente con i nostri 150 volontari, che dovendo trattare circa 45.000 famiglie, avranno da portare le mascherine e ognuno di loro ha 300 famiglie, quindi è un compito difficile. Non difficilissimo, ma difficile. Fateci organizzare bene nella giornata di domani. Noi partiremo comunque mercoledì mattina. Se saremo pronti domani pomeriggio, cominceremo anche domani pomeriggio. E questo naturalmente ve lo dirò io nel momento in cui vi parlo in questo orario alle 18:30. Mi corre l'obbligo di ringraziare il Presidente della Regione che è riuscito a ottenere questo quantitativo di 8 milioni e mezzo, credo che siano, di mascherine. Credo nel mercato internazionale, è riuscito come, diciamo, presidente di regione a ottenere questa bella partita e ci ha messo a disposizione due mascherine per ogni abitante della Toscana. Noi le daremo, ripeto, nel più breve tempo possibile per consentire a tutti di poterle utilizzare. Io mi fermo qui sul tema mascherine, salvo che ritornarci nel caso domani per notizie nuove e diverse o se i giornalisti ne avranno necessità al termine di questa trasmissione. Mi dicono che c'è già l'ordinanza del presidente Rossi, mi fa piacere, quindi non la devo mettere io, meglio così, però io non posso ritenerla valida se non dopo aver completato la consegna delle mascherine, perché non posso vietare a un mio cittadino di uscire di casa senza mascherina se almeno non gliel'ho data, quindi diciamo, serve qualche giorno di tempo per consegnarle tutte. Benissimo, allora gli ultimi istanti, e l'ho fatta anche un po' troppo lunga oggi, di questa giornata per quello che mi riguarda, prima di passare la parola a Barbara Bianconi, sono le comunicazioni e più o meno ne abbiamo parlato perché la gran parte riguardano la distribuzione delle mascherine. E allora passiamo direttamente ai ringraziamenti, ne ho tre importanti tutti e tre, uno è al Panathlon Club Arezzo per la donazione di 1.000 euro. Che è il budget previsto per le attività del mese di aprile, che non si potranno svolgere per i noti motivi di chiusura di tutte le attività di tipo sociale, che saranno versati sul conto corrente del Comune di Arezzo dedicato all'emergenza alimentare Covid-19. Poi all'Associazione Nazionale Dentisti Italiani di Arezzo per la donazione al Comune di Arezzo di 1.000 visiere. A questo ci avevamo pensato in pochi, anche queste sono importantissime. E sono destinate al personale esposto che sta al pubblico maggiormente esposto. E quindi li ringrazio veramente di questa, diciamo, protezione che consente agli operatori. Scusa, io sono senza voce perché da stamani che sto berciando nel telefono per cercare di ottenere le cose che poi stasera vi ho comunicato. E infine un ringraziamento particolare alla ditta Fanamo SRL, che ha portato qui in comune 2.000 mascherine. Anche queste le destineremo a coloro che ne hanno più bisogno e che quindi svolgono i servizi più importanti e più esposti. Concludo dicendo, la mia parte prima delle domande, che la nostra comunità sta andando avanti bene. Questo senso di solidarietà che ci pervade ci fa onore. Dobbiamo riuscire a mantenere alta l'attenzione. Non pensiamo tutti quanti di aver risolto i nostri problemi. Abbiamo ancora da preoccuparci perlomeno per una settimana, 10 giorni. Spero di potervi dare buone notizie anche domani. Spero che i dati di Arezzo diventino sempre più simili, perché quelli di Arezzo rimangono questi, a quelli della Lombardia, che spero veramente diminuisca questa forte mortalità e questa forte propensione al contagio, perché solo quando tutto il paese mostrerà con chiarezza che si va verso l'esaurimento del fenomeno, il Presidente del Consiglio potrà emettere un'ordinanza che comincerà a sbloccare settori via via più grandi di pezzi d'Italia che devono ricominciare a lavorare, perché questo è il vero problema che si presenta, che si è già presentato, ma al quale ancora non abbiamo dato risposta. Concludo dicendo che avremo un Consiglio Comunale
Spenso ormai consolidato il 14 di aprile, nel corso del quale prenderemo in esame le opportunità di sostenere l'economia retina, le famiglie, le attività produttive retine in maniera opportuna rispetto a questo fermo globalizzato di cui siamo stati parte. Io avrei finito, chiederei a Barbara Bianconi se vuole di passarmi le domande dei Sì, giornalisti. sindaco, ci sono domande anche questa sera. Partiamo con le mascherine. La prima domanda è di Sergio Rossi, La Nazione, che relativamente alle mascherine chiede se siano mascherine monouso, quali siano insomma le loro caratteristiche, se lavabili, la loro durata, se possano essere riutilizzate, che tipo di mascherine verranno distribuite. Allora, sono mascherine monouso a tre veli, sono quelle considerate monouso, quindi vengono indossate dal soggetto che deve uscire fuori di casa e hanno lo scopo essenziale di proteggere chi è di fronte a lui, perché le sue emissioni, sia per un colpo di tosse che parlando, le piccole microscopiche invisibili goccioline di saliva che si emettono quando si parla, non raggiungano nessuno che è nelle vicinanze. Questa sicurezza a noi ci perviene sia se rimaniamo più lontani di 1 metro dal nostro interlocutore, sia se il nostro interlocutore ha la mascherina. Quindi dare 2 mascherine a ogni individuo in un ambito familiare significa dare la possibilità di uscire a quell'individuo 2 volte per le sue necessità, essenziali, quindi l'acquisto di generi alimentari, l'acquisto di medicine o motivi di carattere sanitario. La mascherina, una volta che è stata utilizzata, e uso un condizionale d'obbligo, dovrebbe essere gettata. Se la si getta perché non la si riusa, perché non la si può riusare, ne abbiamo a disposizione una seconda. È quindi evidente che nel momento in cui ci sarà l'ordinanza del presidente della regione che rende obbligatorio indossare una mascherina per uscire di casa, è anche evidente che con 2 mascherine voi potete uscire, ognuno di voi può uscire solo 2 volte. Nelle famiglie dove ci sono un numero consistente di persone, queste e anche bambini, è evidente che le 2 mascherine che a titolo di numero spettano anche al bambino possono essere usate invece da un adulto per andare a fare spese quando ha finito le sue 2. Ma come vi ho detto prima, ve le dovete far durare perché al momento attuale non è prevedibile un'ulteriore consegna. Questo è un limite di questa procedura, però è quello che è e si sta facendo il meglio possibile con le risorse a disposizione. Quindi non sono lavabili le mascherine che io vi ho dato. C'è astrattamente la possibilità con una macchina a raggi ultravioletti di sanificarle, ma io non sono un esperto in questo. Mi informerò entro domani per farvi sapere come si potrebbe fare per sanificare una mascherina monouso di queste, di quelle che vi consegneremo a partire da mercoledì mattina, che sono quelle a 3 veli di tipo chirurgico. Completo dicendo che la presenza della mascherina è essenziale per non trasmettere il virus qualora si sia portatori sani e non sappiamo di essere contagiati, ma in qualche maniera ci difende anche dal contagio che ci può pervenire da qualche gocciolina di saliva emessa da un soggetto che è a distanza non diciamo, di 1 metro, inferiore a 1 metro rispetto alla nostra presenza. È evidente però che nel momento in cui si esce di casa solo se si ha la mascherina, anche soggetti che si incontrano per strada hanno tutti la mascherina e quindi questo tema del contagio per fatti sporadici, per fatti casuali, è ridotto veramente al minimo. Resta il fatto che sono mascherine monouso. Prego. Sì, ancora domande. Cambiamo argomento, passiamo a quello dell'emergenza alimentare. Sempre Rossi chiede quante sono ad oggi le richieste dei buoni spesa. Me lo hanno scritto, i buoni spesa richiesti alle 16 di oggi sono 1.500. Quindi anche a questi daremo risposta. Abbiamo, come sapete, messo il termine ultimo di richiesta il 10 del mese, quindi noi il 10 sapremo quanti sono. A quel punto faremo un ragionamento, con l'aiuto dei matematici, con l'aiuto di coloro che ci possono dare l'algoritmo attraverso il quale dare i buoni spesa in maniera oculata, cioè non ne daremo uno a famiglia, ne daremo uno o più di uno a famiglia in funzione, questo è bene che ce lo diciamo già da subito, ma in funzione attraverso un peso opportuno
che andrà valutato opportunamente sapendo qual è la disponibilità del Comune d'Arezzo, che è 525.000 euro, in funzione del numero degli appartamenti alla famiglia e all'età media della famiglia, che in funzione dell'età e esigenze alimentari diverse, e in funzione del disagio che quella famiglia subisce per effetto del coronavirus e che ciascun capofamiglia ci deve dichiarare nella richiesta che ci deve portare. Il codice ISEE, per quanto necessario, avrà un peso relativo perché non tutti ne sono dotati, quindi vedremo come gestire anche quelle informazioni che comunque chiediamo e che per chi non ce l'ha può presentarla entro il 31 dicembre. Quello che ripeto per quello che riguarda i buoni alimentari è che rispetto alle dichiarazioni fatte noi andremo comunque a controllare che siano state correttamente formulate, nel senso che non ci devono essere raccontate delle bugie. Ho ancora un'altra domanda, sempre relativamente all'argomento emergenza alimentare. Da Arezzo Notizie chiedono se lei non ritiene che, per esempio, le eccedenze dei prodotti freschi dei supermercati potrebbero essere destinati a Caritas per la distribuzione alle famiglie. Potrebbe essere un'ottima idea. Io credo che il surplus alimentare fresco dei supermercati abbia già un utilizzo, però me ne accerto e potremmo chiedere che fosse messo a disposizione della Caritas per una successiva distribuzione a chi ne ha più bisogno di altri. Devo dire che è stato attivato perlomeno in una catena, mi risulta, e ne ho dato conto, mi pare 2 giorni fa, il cosiddetto la spesa sospesa, e cioè i cittadini che intendono contribuire al benessere dei loro concittadini meno fortunati possono lasciare in dei carrelli fuori dal supermercato. Mi pare che chi l'ha fatto fino ad ora è Conad, non so se ci sono altri soggetti che l'hanno messo in atto. Può lasciare dei generi alimentari a lunga conservazione, freschi, non importa, che la Caritas ritira e ridistribuisce in pacchi a coloro che ne hanno più bisogno. È una forma diversa di sostegno alimentare alle famiglie che, diciamo, hanno subito per effetto del coronavirus, comunque che sono in difficoltà. Ci sono altre domande, Sindaco. Stasera, le passo quella di Gino Perticai, che le chiede se il servizio di consegna della spesa nell'ambito del progetto Nonni Sicuri può essere svolto, a titolo gratuito da qualsiasi associazione di volontariato e del terzo settore operante nel territorio comunale, anche se diversa da quelle la cui domanda di partecipazione è stata approvata e aventi quindi diritto al contributo comunale di rimborso delle spese. Se è così, le chiede, se può precisare le modalità con cui queste associazioni possono muoversi per svolgere il servizio e in particolare, per non incorrere in violazioni di legge, se sia sufficiente un'autocertificazione o se occorra una specifica autorizzazione comunale. Allora, sono due mondi diversi. C'è il mondo delle associazioni che hanno deciso di operare in maniera volontaristica e fanno questo servizio gratuitamente. C'è poi un secondo mondo che ha aperto la Regione Toscana attraverso la pubblicazione di un bando che ha dato la possibilità alle associazioni dell'associazionismo di avere anche un minimo di rimborso spese per fare questo servizio, che segue tutta un'altra strada. Quindi sono due cose diverse. Si può appartenere al primo o al secondo, ovviamente non a tutte e due. Se si vuole appartenere al secondo, cioè quello remunerato, occorre partecipare a questo bando, eccetera, eccetera, e le caratteristiche per parteciparvi non le ho detto io, ma le ha dette la Regione Toscana, e comunque rispetto al tema autocertificazione sì o no, siccome è un tema specifico sul quale al momento io non so dare una risposta compiuta, darò una risposta scritta domani mattina a Gino Perticai, in modo da dargliela puntualmente e senza rischio di dovermi poi, diciamo, correggere nel caso che avessi dato una risposta non sufficientemente puntuale. Quindi la risposta in generale è che possono ovviamente partecipare. La risposta particolare gliela do per iscritto domani mattina in modo che, da potermi documentare opportunamente. C'è poi una domanda di Ivo Brocchi, sindaco, che le chiede: ci sono vari comuni che per andare incontro alle esigenze dei proprietari di locali produttivi, commerciali, artigianali e industriali e stanno valutando accordi con gli inquilini di abbassare i canoni di locazione e stanno decidendo di rinunciare alle quote dell'IMU per i mesi di stop. Chiede Brocchi se Arezzo prenderà provvedimenti analoghi, magari allargandoli anche a tutti i locali sfitti.
Allora, questo è un atto, se non ho capito male, di liberalità del proprietario che abbassa il canone di affitto al In conduttore realtà, per... Come? mi scusi, lui sottolinea questo, ci sono vari comuni, quindi è l'amministrazione, che per andare incontro alle esigenze dei proprietari di questi locali destinati al commercio, alla produzione, stanno valutando accordi con gli inquilini di abbassare i canoni di locazione e stanno decidendo di rinunciare alle quote dell'IMU per i mesi di stop, Allora, ok, quindi è l'amministrazione. questo è un pacchetto di misure che il comune, l'amministrazione comunale, ha già valutato, perlomeno a livello di giunta. È già stato fatto un ragionamento proprio questa mattina nel corso della giunta, si è fatto un ragionamento sulle politiche di sostegno alle famiglie e alle aziende, che riguarda non soltanto, cioè non tanto l'IMU, quanto piuttosto altre forme di tassazione. E altre forme di sostegno di cui ora non voglio entrare perché? Perché comunque sarà oggetto, credo, di dibattito e di approfondimento a livello consiliare. Voi sapete, lo ricordo per tutti gli aretini, che l'amministrazione comunale sostanzialmente è costituita da tre unità importantissime. Una è il sistema degli uffici comunali, che sono coloro che materialmente predispongono le delibere, predispongono le cose che poi i cittadini vedono. A monte di questo vi sono due organi amministrativi di tipo politico, uno è la giunta e uno è il consiglio comunale. La giunta in genere prende decisioni su argomenti fino a un certo livello, per livelli superiori è necessario che le scelte vengano fatte dall'organo elettivo, perché solo i rappresentanti che stanno in consiglio comunale sono stati eletti. Chi sta in giunta è stato nominato dal sindaco che a sua volta è stato eletto. Io sono l'unico personaggio della giunta che siede anche in consiglio con diritto di voto. E quindi, siccome questo è un tema di caratteristica, diciamo, generale che riguarda l'equilibrio di una collettività, la discussione di questo viene sicuramente fatta in ambito consiliare e poi la giunta adotta i provvedimenti che il consiglio le invita a intraprendere per sostenere le famiglie oppure le aziende. È un tema importante, un tema non tanto di generosità pubblica, è un tema che va inquadrato in un ambito più generale, che è quello della buona conduzione amministrativa di un'amministrazione. Cosa voglio dire? Che è prevedibile ed è stimabile una riduzione del gettito delle entrate dell'amministrazione. Questo per effetto della difficoltà dei cittadini a pagare, per effetto delle dilazioni dei pagamenti che in parte ha messo in atto il governo, in parte ha messo in atto la stessa amministrazione. Questo significa che il nostro bilancio comunque deve quadrare, il nostro bilancio deve produrre non guadagni, ma investimento di tutte le risorse che dalla collettività e dallo Stato ci arrivano, per avere un saldo netto zero, tanto entra, tanto esce, come concetto generale. Ma deve quadrare a zero, non possiamo spendere più rispetto a quello che prevediamo di incassare, altrimenti il bilancio del Comune di Arezzo va, come si dice, in default e il Comune di Arezzo rischia il commissariamento. Ora io credo che in un momento di grande difficoltà come questo tutto si possa curare a una collettività al di là delle appartenenze politiche, salvo che di essere commissariata. Quindi dobbiamo contemperare l'esigenza di sostenere le aziende e le famiglie con quello di far quadrare comunque il bilancio sapendo che avremo meno entrate. Quindi in questo saremo tanto più bravi quanto più riusciremo a sostenere, ma mantenendo il bilancio dalla parte del saldo netto zero. E in questo abbiamo sempre fatto il nostro dovere, perché i nostri bilanci sono sempre stati correttamente, diciamo, impostati e hanno prodotto la crescita della nostra collettività. Ancora una domanda, Sara Polvani, Corriere di Arezzo, chiede: il sindaco di Castiglioni, che era ospite poco fa, ha annunciato oggi il rinvio del Palio dei Rioni. Chiede allora se ci sono novità, se sono state prese decisioni per quanto riguarda la giostra del Saracino. Allora, non sono state prese decisioni perché sarà mia cura convocare in maniera telematica una riunione con l'assessore alla giostra e con i rettori dei quartieri per discutere di quello che è inevitabilmente un rinvio della giostra di giugno, direi inevitabilmente, però la decisione non è stata presa. Non è stata presa anche perché siamo in un momento
tra distribuzione delle mascherine, tra controllo del territorio, gestione della cosa pubblica in un momento, diciamo, abbastanza complicato come questo, che oggettivamente non ci ha dato il tempo di riunirci per fare questo approfondimento sulle giostre del Saracino del 2020. Lo faremo in settimana, se riesco, tra giovedì e venerdì. Cercherò di fare una conference call con i rettori e con l'assessore alla giostra per parlare proprio di questo. Il Saracino è importantissimo, però in questo momento abbiamo delle esigenze prioritarie che sono quelle legate alla salute dei cittadini e abbiamo dovuto spendere tutte le nostre energie, senza un erg in meno rispetto al risultato di mettere i cittadini in sicurezza. Bene, non ho altre domande per stasera, Bene, Sassino. allora, io credo che noi ci stiamo comportando bene, la nostra città ci dimostra con i numeri che io vi do giornalmente che siamo in una fase di rischio contenuto, ma non nullo, quindi non dobbiamo abbassare la guardia. Ringrazio i nostri ragazzi per i disegni. Vediamo se domani vi metto un pezzo di musica nuova. Sempre avete sentito Mozart come allegro? Bene, questo è per ricordarci che dobbiamo andare verso il risultato, verso il successo, perché se siamo bravi e stiamo tutti insieme, ce la faremo.